Enogastronomia del territorio e musica jazz, un connubio perfetto per parlare di Puglia, per parlare di Corato. Sì, attraverso la musica vogliamo promuovere la cultura enogastronomica e la conoscenza della turistica anche della città. E per cui siamo felici di farlo attraverso quelli che sono poi i capisaldi, no, del nostro territorio. Ci sono appunto delle serate tematiche, incominciamo proprio dall'olio d'oliva, l'extravergine cultivar coratina, poi ancora la serata dedicata all'arte casearia, la serata dedicata ai prodotti da forno e dulcis in fundo la pasta. Ma in queste giornate ci sono tanti altri appuntamenti che sono dedicati alla promozione appunto culturale e non gastronomica del territorio. Abbiamo anche intitolato con dei nomi famosi di jazzisti questi piatti degustazione, sono dei percorsi di degustazione a tutti gli effetti, no? Come il piatto Miles Davis e il piatto John Coltrane, che saranno appunto offerti dalla cooperativa Terra Maiorum, e il piatto Benny Goodman, che era il jazzista più famoso bianco nella storia del jazz, che è appunto il piatto a cura del caseificio Santarella. E poi aperitivi in jazz, così come i tanti laboratori musicali per bambini gratuiti, ci tengo a sottolinearlo, come ad esempio Play Jazz a cura del maestro Cesare Dell'Anna, un bellissimo laboratorio di educazione al suono, ma ci sono anche quelli che si chiamano Mani in Pasta o Dall'Orto all'Arte, che insegnano anche a disegnare con i colori naturali. E, insomma, tanta formazione, però anche tanta musica. I concerti principali sicuramente sono Carmen Sosa, con cui inauguriamo il festival, la cantante portoghese che viene appositamente a Corato, e il concerto del maestro Cesare Dell'Anna, che presenta Giro di Banda, quindi un concerto strepitoso allestito nella Cassa Armonica, che si terrà nella Cassa Armonica, che sarà allestita davanti al municipio di Corato in piazza Cesare Battisti, come anche il grande concerto di Nicola Conte, che rinnova il progetto Spiritual Galaxy. Quest'anno il festival si chiuderà sicuramente con uno dei nomi più famosi del jazz italiano a livello internazionale, Gabriele Mirabassi, che si esibisce tra l'altro con un musicista coratino, Pierluigi Balducci, e il nome di punta di questa edizione sicuramente è Mario Biondi, che è l'unico concerto a pagamento che si terrà al Parco Comunale. Ci sono ancora alcuni dei biglietti disponibili presso il circuito vivaticket.it. Entra nel vivo e lo fa puntando sulla qualità, la qualità di una proposta che punta tutto sulla centralità dell'esperienza, il fare esperienza, la centralità della sensazione, che si confronta con la musica, si confronta col gusto, che mette insieme il jazz e mette insieme le tipicità del nostro territorio. È una sfida culturale a 360 gradi che vuole dire con forza che attraverso la cultura un territorio si ritrova, respira e guarda in grande oltre se stesso.